gli imbrogli al solito sono sempre quelli, usano vestiti diversi, no? Quindi come da un lato ti dicono ah, si investi, diventi ricco, e come è successo a me, dall'altro ti dicono e ci sono tutti i sistemi a multilivello, i sistemi Ponzi, praticamente ti dicono sì, puoi fare, puoi guadagni giocando a questo gioco, però per cominciare a giocare devi mettere dei soldi, poi devi trovare tre amici che entrano e mettono i soldi, allora poi tu... In realtà questo non è nient'altro che il classico multilevel strutturato sotto forma di play to earn, allora non è veramente un play to earn, diciamo, questo è un altro imbroglio col vestitino di play to earn. Ci sono classici Ponzi, se Ponzi vuol dire che uso i soldi degli ultimi arrivati per pagare i primi arrivati in modo da continuare, però finché non si satura il mercato, dopodiché non ce n'ho più e quindi gli ultimi perderanno tutto perché sono quelli che hanno finanziato le parti alte, no? E quindi tanti di questi imbrogli che esistono storicamente da sempre, che erano attraverso la lettera in cui uno mandava 1.000 lire a qualcun altro, quei tre indirizzi e poi eccetera eccetera, poi spostati sul computer, però in realtà sono sempre quelli. Quindi bisognerebbe avere un po' di cultura di quali sono questi imbrogli e riconoscerli quando hanno addosso un vestito diverso, però sono sempre loro, no? Bisogna sempre pensare questo, che se non c'è creazione di benessere, cioè l'esempio iniziale che io gioco 10 ore per arrivare a ottenere il fucile e poi me lo posso rivendere, per dire, se non c'è una creazione di benessere deve esserci un'economia circolare, quindi deve esserci un qualcosa per cui c'è un giro di denaro che poi resta un po' a chi ha partecipato. In questo tema il play to earn può funzionare, no? Quindi di solito non sono giochini costruiti attorno all'idea di fare play to earn, ma è l'aggiunta di un play to earn a un gioco che ha già un suo ecosistema, già il suo meccanismo di lavoro, e uno può aggiungerci layer finanziario, qualcosa che sta già funzionando, perché non può funzionare sulla base del denaro. Il denaro deve essere accessorio, perché per funzionare sulla base del denaro deve esserci creazione di benessere da qualche parte, perché sì, se no non c'è sufficiente fare denaro. Fare un gioco che, come ha ripetuto più volte anche il founder di questo Galaxy Fight Club, il modello di Axie Infinity aveva sicuramente, ha rivoluzionato un po' il mondo del gaming, perché ha fatto capire che c'erano delle dinamiche per cui la proprietà, per cui... Però la gente giocava perché guadagnava, cioè non si divertiva. A un certo punto si è impostato il gioco per far monetizzare gli utenti. E al di là di tutto, questa non è una modalità che credo possa, cioè non lo credo io, nel senso non è sostenibile sul lungo tempo. Ma esattamente, semplicemente che su un sistema chiuso, se qualcuno sta facendo i soldi vuol dire che qualcun altro li ha messi dentro. E se qualcuno li ha messi e l'altro li prende, chi li ha messi li ha persi, a meno che non ne prenda quelli di un altro, però... Alla fine, se io ho messo 10, posso prendere 10. Nel momento in cui ho preso 9, ci ho perso e qualcuno ha fatto 11, ma nel momento in cui faccio io 11, qualcuno ne avrà 9, perché non è che si crea dal nulla. Cioè, sì, sappiamo certo. Benissimo che se l'economia vale 1.000 e io faccio 1.000 monete, ogni moneta vale 1. Se faccio 2.000 monete, ogni moneta vale mezzo. Posso creare quante monete voglio, ma alla fine diventano solo... un valore più basso per moneta, perché quelli rappresentano l'economia del sistema, no?